Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração <laughs> A day. I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is. Bene, buonasera a tutti e a tutti e buonasera anche a coloro i quali ci stanno seguendo sia sulla rete sia eh, attraverso l'opera di Radio Radicale che sta trasmettendo questa nostra iniziativa di questi. Caro professor Calabresi, caro Emeritus professor Calabresi. Consenta che come rettore di questa università le esprima eh, la più affettuosa gratitudine per aver accettato il nostro invito, congiunto con la Fondazione Occorsio, per essere eh, qui con noi questa sera. Questa sera che io interpreto personalmente come un'occasione straordinaria per festeggiare. E apprendere, per festeggiare un grande maestro del diritto e per apprendere, in quanto vecchio studente di quella che si chiamava economia e commercio un tempo, alcune cose interessanti che ho ritrovato riflettendo sul lavoro di, del professor Calabresi. Ci sono alcune cose che mi piace sottolineare, lo faccio a vantaggio dei nostri studenti. Il professor Calabrese, bene che gli studenti che ci ascoltano lo sappia, no? Allora, ha conseguito summa cum laude la prima laurea allo Yale College. Ha conseguito col massimo dei voti la seconda laurea, il Bachelor of Arts eh, nei tempi successivi. È approdato alla laurea magistrale in legge che naturalmente non poteva che prendere summa cum laude. E quindi questo la dice lunga sul profilo di eh, uno studioso che nasce con, con grande attenzione allo studio, con grande attenzione allo studio e, e che nasce come. Professore nella Low School dell'Università di Yale, alla sola di 27 anni. Questa è una cosa molto bella ed è anche un augurio di riflessione. Noi facciamo queste iniziative, eh, ovviamente, per il piacere di avere degli amici, degli ospiti, ma lo facciamo anche come funzione di spinta e di traino verso i nostri studenti e verso i nostri professori. Questo è il senso anche di queste iniziative. Questa iniziativa che eh, abbiamo condiviso nella sua organizzazione con la Fondazione Vittorio Corsio, eh, Fondazione che abbiamo, con la quale abbiamo già realizzato diversi incontri, con la quale abbiamo pubblicato gli esiti di alcune iniziative, con le quali eh, ovviamente eh, il Presidente Salvi lo sa, eh, l'auspicio è che si continui ancora significativamente in, in questo percorso. Eh, mi piace in particolare eh, sottolineare eh, da, da persona che si è occupata di studi di economia questo bellissimo link fra la produzione scientifica di Calabresi e la produzione scientifica di Ronald Coase che ha insegnato moltissime cose a chi ha vissuto e ha voluto vedere queste ibridazioni, questo, questo superamento di steccati. Ecco, purtroppo talvolta la nostra Accademia si trincera dietro steccati disciplinari. La mia collega e amica, già presidente del CUN, Carla Barbati, sa quanti dibattiti abbiamo fatto su questo. Io penso invece che superare questi steccati e trovare i punti di congiunzione per costruire ponti sia un passaggio importante della cultura eh, accademica. Mi fa piacere averla con noi, professor Calabresi, e mi fa piacere averla con noi e vorrei sottolineare anche a coloro i quali non sono in questa sala eh, tre questioni. La prima, già l'ho accennata, costruire ponti disciplinari. La seconda... La vivacità di un giovane professore, sempre giovane. Io l'ho incontrata, lei non lo ricorderà, ma l'ho incontrato in un'iniziativa presso la Corte dei Conti qualche anno, qualche anno addietro e rimasi molto, non la conoscevo direttamente, rimasi molto colpito eh, dal taglio che lei aveva voluto dare. La terza questione che mi piace sottolineare, eh, avendo sempre in mente i nostri professori e i nostri studenti in particolare, l'attenzione agli studenti e l'attenzione ai giovani studiosi, alcuni dei quali lei ritrova questa sera in questa sala, alcuni dei quali lei ritrova in questa sala e se sono tali e se sono accreditati nella comunità scientifica lo sono perché il seme che lei ha gettato loro ho letto di recente una bellissima intervista che le hanno fatto. Eh, mi ha fatto molto piacere leggere di Conti. Eh, il seme che lei ha gettato evidentemente ha fruttificato in maniera significativa. Abbiamo avvio a concludere, non vi preoccupate. Mi piace sottolineare un altro aspetto che sta poi nel titolo di un libro. Ho letto il titolo del libro. Il libro non l'ho letto, ma il titolo interessante la presentazione interessante il mestiere del giudice eh, un libro interessante secondo me perché traccia percorsi che hanno contraddistinto la sua attività eh, accademica e professionale eh, essere eh, nominato giudice delle corti di appello eh, del secondo circuito dal presidente Clinton è stato certamente un passaggio molto importante di cui penso abbiano beneficiato anche i suoi colleghi eh, che sedevano in altre corti da quello che ho letto nella, nella sua nella ricostruzione del suo lavoro e poi e concludo due cose eh, mi piace che sia stato sedimentato in un'altra occasione e, e spero che lo riprendiamo anche a valle di questa iniziativa di questa sera. Eh, il ragionamento che sta nel titolo di un volume che eh, il professor Fimano e il professor Occorsio eh, hanno curato e che reca il titolo The Future of Law and Economics: il futuro, Una prospettiva di law and economics. Chiudo, c'è un tema che mi piace molto, caro professore, eh, c'è un aspetto che mi piace molto, e che ho colto eh, leggendo qualcosa di lei, questa sua eh, invito ad avere dei dialoghi con le corti. A mantenere aperti i dialoghi. E la seconda cosa che mi piace, che sta nel titolo dell'intervento di questa sera, eh, è il richiamo a due parole forti del nostro tempo. E le due parole forti, ognuno poi ci metta dentro quello che crede, sentiremo come le coniugherà il professor eh, Calabresi. E le due parole forti sono uguaglianza. E ognuno provi a declinarla questa parola. La seconda parola forte è emergenza. E ognuno provi a declinarla. Io a nome dell'Università la ringrazio molto per la sua presenza qui con noi. Eh, mi taccio e con grande piacere cedo la parola a, a Giovanni Salvi, con il quale abbiamo condiviso, devo dire anche negli aspetti organizzativi talvolta, questa iniziativa di oggi e l'abbiamo condiviso con piacere, sa perché? Perché tenevamo alla sua persona ed era questo un senso di vicinanza. Grazie molte a te Giovanni. Buonasera a tutti, grazie al magnifico rettore eh, anche per averci messo a disposizione questa bellissima eh, sala eh, e per le parole con le quali ha introdotto questo nostro incontro. Perché la Fondazione Vittorio Corsio eh, si occupa eh, di emergenza e di uguaglianza? Eh, alle, questa fondazione vuole coltivare la memoria. Di Vittorio Corso, magistrato della Procura della Repubblica di Roma, che fu assassinato nel 1976 e lo vuole fare eh, non soltanto attraverso alcuni momenti, alcune ricorrenze, ma lo vuole fare attraverso eh, la, eh, eh, lo sviluppo del, mh, della sua lezione morale e anche giuridica. Eh, quindi, abbiamo una serie di eh, attività. Eh, che eh, partono dalle metodologie dell'investigazione nelle quali eh, eh, Vittorio Occorso eh, fu maestro eh, e che eh, portano anche ad approfondire i temi che negli anni 70, epoca in cui vi, visse e diede la vita Vittorio Occorso, eh, erano centrali, tra cui appunto quello dell'emergenza. Questo dell'emergenza l'abbiamo seguito eh, sin dalle origini della fondazione con un primo incontro eh, alcuni eh, mesi eh, fa, eh, nel quale Filippo Patroni Griffi, che oggi è qui con noi, ha eh, aiutato a, mh, ad, ad affrontare il tema dal punto di vista della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Abbiamo visto gli sviluppi anche della giurisprudenza eh, penale e civile. Oggi abbiamo un ponte, grazie al professore Calabrese, che ci proietta verso un'altra iniziativa della Fondazione che avrà luogo a, a febbraio del prossimo anno, che riguarda eh, la Corte Costituzionale dell'Emergenza. La Corte nell'Emergenza. Eh, ma eh, il tema specifico di oggi è quello che parte dall'uguaglianza. Certamente la lezione che del professor Calabresi a partire dal suo dal libro che è stato uno spartiacque eh, per, eh, la, per il diritto, le scelte tragiche eh, che ha avuto la, la, nella traduzione italiana la prefazione e la continuazione da parte del professore, dell'indimenticabile professor Stefano Rodotale. scelte tragiche sono proprio la radice delle scelte tragiche c'è il tema dell'uguaglianza. Uh, il uh, tema che in questo momento, in questi giorni, per una coincidenza fortunata per noi, è, uh, si trova contemporaneamente all'esame sia della Corte Suprema degli Stati Uniti che della nostra Corte Costituzionale, sotto profili certamente diversi, ma che entrambi pongono il tema uh, su cui già uh, ha detto qualcosa uh, il professor Cannata. Uh, Cosa intendiamo per uguaglianza? Quali sono le molte declinazioni dell'uguaglianza? anche con riferimento all'affermazione di valori eh, rispetto ai quali il bilanciamento diventa sempre più difficile, anche per l'affermazione di questi valori in termini assoluti che rende estremamente difficile l'effettivo realizzazione del bilanciamento. Negli negli Stati Uniti in questi giorni si discute e si decide davanti alla Corte Suprema un tema straordinariamente rilevante e divisivo per gli Stati Uniti, che è quello relativo alle affirmative actions, eh, quindi eh, Innanzitutto in materia di differenziazione sulla base eh, razziale ed etnica, eh, nella nostra Corte Costituzionale, proprio in questi giorni, alla fine di questo mese, si dovrebbe decidere eh, la questione relativa alle diversi approcci al tema del Covid eh, basati. Eh, eh, anche questi, una delle, delle, delle norme costituzionali che sono state eh, oggetto di, eh, che saranno oggetto dell'esame dell della Corte è quello dell'uguaglianza. In che termini può essere declinato il concetto di uguaglianza rispetto all'emergenza? Uh, uh, all Quale tipo di emergenza? Non necessariamente l'emergenza pandemica. Ci sono molti tipi di emergenza rispetto alle quali, ai quali evidentemente la declinazione del concetto di uguaglianza uh, si pone uh, diversamente. Io eh, credo no, non intendo mh, entrare nel merito. Il mio scopo era quello di dare il senso dell'iniziativa della Fondazione Occorso, la ragione di un'attenzione particolare sia ai temi dell'emergenza e dell'eguaglianza, sia al tema eh, dell'applicazione. Eh, giurisprudenziale di queste eh, tematiche. Abbiamo la fortuna, io avete corso il rischio di non ascoltare il professor eh, Calabresi questa sera perché abbiamo cominciato a chiacchierare nel venire ed era talmente appassionante ascoltarlo, eh, talmente coinvolgente che abbiamo avuto, io e Vittorio Corso, eh, siamo stati presi e abbiamo avuto la tentazione di tenercelo tutto per noi. Ma invece lo condividiamo e quindi eh, eh, do, credo che, che, che Melina De Caro coordinerà eh, il, la, 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 la discussione. Io eh, ringrazio ancora veramente di cuore il professor Calabresi eh, per aver accettato il nostro invito. Grazie, professor. Con piacere eh, cederemo poi il tavolo agli amici che discuteranno col professor Calabresi. Eh, mi piace porgere adesso la parola a lei, professore Maestro, che terrà una lezione magistrale. Ma dunque, è un gran piacere essere qui a parlare di una cosa che... Negli Stati Uniti è al centro del dibattito costituzionale attuale, anche se nessuno lo parla di queste cose proprio nel modo in cui sto parlando io. Il modo in cui io approccio questa cosa diviene dal fatto che, malgrado i miei 90 anni, continuo ad insegnare e a fare il giudice e guardare le cose da tutti e due i punti di vista da un punto di vista un po' diverso da tanti altri. La questione che mi pare che sia non solo in America, ho visto anche in Canada, Australia articoli che parlano di quello e penso che possa avere una importanza anche qui in, uh, uh, in Italia. Uh, e in Italia parlando poi più di emergenza, a cui poi arriverò verso la fine di questo, è la questione di qual è il potere e il dovere delle corti, corti costituzionali, nel proteggere diritti fondamentali che non sono specificatamente protetti nella Costituzione ossia cose che le corti dicono è molto importante, fondamentale e quindi voglio proteggerlo anche se nella Costituzione non c'è. E questo è un problema che a volte viene dalla destra, a volte viene dalla sinistra, ossia negli anni 30 era una corte molto di destra che proteggeva diritti fondamentali di destra e la sinistra diceva ma no, questi non sono nella Costituzione e quindi non bisogna proteggerli e adesso semmai è dall'altra parte in cui la sinistra dice ma ci sono dei diritti fondamentali e voi giudici una volta li proteggevano e adesso dite di no. La cosa interessante di questo è che c'era una sentenza concorrente del giudice Scalia in un caso Crusan sul diritto alla morte, in cui lui ha detto una cosa che in sé era molto bella, ha detto non proteggete questi diritti assolutamente se non sono... Notati specificamente nella Costituzione, proteggeteli solo se questi vengono violati a qualche duno e non a tutti. Se l'onero di questa violazione, infringimento del diritto è su quelli e non su voi stessi. Questo è un detto molto bello, malgrado che viene da Scalia, molto bello socialdemocratico se si vuole che dice la maggioranza se la costituzione non dice questa è una cosa fondamentale può specialmente in situazioni di emergenza dire anche queste cose così importanti e poi lì che fa uno sbaglio che abbiamo fatto tutti dice la protezione di questi è data a, eh, gli Stati Uniti alla clausola di equal protection of laws, ossia le clausole antidiscriminatorie. Ah, e sono quelle che debbono proteggere queste cose. Ma lì è uno sbaglio, perché le clausole antidiscriminatorie hanno un mestiere da fare che è molto importante in tutti i paesi del mondo ma specialmente negli Stati Uniti con la nostra storia di schiavitù e così, ossia di proteggere contro la discriminazione. Proteggono anche i diritti triviali, il diritto a bere da una fontana con gli altri, il diritto ad andare in gabinetto dove vanno gli altri, non le cose fondamentali. E lo fanno solo in quanto quello che vorrebbe violare questi diritti lo fa per ragioni di discriminazione, di voler trattare male un gruppo che è tradizionalmente è stato trattato male. E questo è un mestiere importantissimo di queste clausole, ma non colpisce affatto il problema di queste violazioni dove invece la maggioranza legislativa viola i diritti di certi uni non perché vuole discriminare contro questi, le viola perché vuole fare un bene o evitare un male che nelle emergenze si vede particolarmente. Vuole fare qualche cosa che trova importante e non dà cura perché l'onero. E solo su quelli e non su di noi. Ossia tutti questi casi importanti, che trattano oggi sia di destra che di sinistra, la questione non è che quelli che passano la legge che viola il diritto fondamentale vogliono discriminare contro quelli che non l'hanno, vogliono fare qualche cosa di bene e, per dire le parolacce, se ne infischiano perché. Loro non subiscono l'onero. Diciamo per prendere cose drammatiche, nell'aborto: quelli che vogliono proibire l'aborto non vogliono discriminare contro le donne. Forse certi uni sì, ma non molti. Vogliono fare qualche cosa di proteggere il feto non nato, ma sono solo le donne che. Beh, che subiscono quest'onero. E così in tante cose, sia di destra che di sinistra, si fanno queste cose per, uh, senza cura. Se si guarda alla fondazione negli Stati Uniti, c'erano tre cose che i fondatori pensavano essere veramente cruciali, fondamentali. Uno il diritto politico di parlare è così, l'altro il diritto alla religione e il terzo il diritto alla proprietà. I primi due sono stati protetti totalmente, il primo emendamento, il diritto alla religione, il diritto a parlare. Quando la proprietà invece hanno fatto una cosa diversa, hanno detto... La proprietà è santa, però si può prendere la proprietà solo se pagate il risarcimento. Ossia, non è una cosa che non può essere violata, ma tutti debbono pagare. Perché? Perché tutti noi vorremmo il parco, la strada, il canale, quello che si vuole, se non fosse l'obbligo a pagare. E i fondatori hanno pensato... Queste cose bisogna lasciar fare, socialdemocratici, ma dovete subire l'onero voi. Ed è questo l'approccio che io porterei verso questa questione: stiamo attenti, Tutti, tutte le leggi, hanno un effetto più su certi uni che su certi altri e sarebbe impossibile dire che in tutti i casi bisogna fare un risarcimento e così. Nelle cose triviali o anche importanti, ma non fondamentali, ci fidiamo che quando c'è una legge che dà onori su certi uni e su certi altri, la maggioranza veramente lo vorrebbe anche se dovesse subire questi. La questione diventa interessante quando invece sono diritti che consideriamo fondamentali tanto che spesso le corti dicono non lo potete fare anche se volete subire gli oneri è un altro momento dite potete farle perché non spetta alle corti dirci quello che sono questo fa nascere vari problemi il primo problema è quali sono questi diritti fondamentali se si guarda la lista che Scalia, in quella opinione, dice fa ridere, perché quello che lui considerava fondamentale erano cose un po' cretine, sembrerebbe. E ciascuno di noi ha i propri diritti fondamentali, è proprio da lì che nasce la questione: se si dà alla Corte questo potere in estremo, ma quello non è il mio problema, perché è il problema che c'è nell'approccio usato attualmente. Che le corti certe volte dicono è fondamentale, quindi è proibito infrangerlo. Altre volte dicono invece, in questa situazione si può fare. Il problema più serio per me è come si fa a fare l'equivalente di quello che i fondatori hanno fatto con la proprietà, a dire non l'antimaggioranza che protegge. Le minoranze della discriminazione, ma dire che questa è una cosa che la maggioranza vuole davvero perché c'è emergenza? Perché è una cosa che socialdemocratica vogliamo fare e siamo pronti a farlo anche quando noi subiamo gli oneri. Come si fa a fare questo? È molto raro che si può dire veramente a tutti dovete tutti subire l'onero. Sì, ci sono qualche cosa, per esempio, se un governo vuole dire vogliamo avere una lista completa del DNA della gente per poter capire chi è criminale e chi non è così, questa è una cosa a cui si potrebbe dire o tutti o nessuno. Si potrebbe mettere l'onero uguale e non dire solo quelli che vivono in casa di poveri, quelli che hanno avuto un incidente stradale o cosa devono dare il loro DNA. Molto facile per noi che non abitiamo lì e che non stiamo così. Quello però è molto raro. Nella più parte dei casi, non si può trattare tutti ugualmente, ma si cerca di dare segno di serietà, di volontà di subire e se si guarda la proprietà si vede quello perché non è la stessa cosa pagare il risarcimento quello di perdere la propria casa. Però se il risarcimento è alto abbastanza ci si può fidare che veramente questo parco si vuole eh, o no, anche se non è bisogna stare attenti anche lì però perché certe volte ci sono delle cose dove forse un risarcimento del doppio del terzo sarebbe più giusto. C'è un caso di New London dove certe case, case di famiglia di lunga istanza sono state prese per fare uno sviluppo economico molto commerciale e c'è stato tutto un brua enorme in cui poi il giudice Kennedy che non era la persona più svelta del mondo, ma ha detto una cosa bella, ha detto, ma non sarebbe stato meglio se qui invece che dare solo un risarcimento si avesse dato il doppio il triplo a questi per far vedere che veramente ci tenevamo a questa questione di che cos'è il segno di volontà seria di fare parte il problema più forte di queste cose pensiamo a certe cose per esempio dal punto di vista della sinistra l'aborto ma io ho detto con persone che sono molto pro aborto cosa ne pensereste voi se ci fosse uno stato che dicesse tutti o forse gli uomini debbono dare debbono dare sono obbligati a dare i propri reni a chi ne ha bisogno per vivere e che questo stato proibisse anche l'aborto questi hanno detto ma questo stato direbbe qualcosa sul serio dell'importanza della vita e del fatto che il nostro corpo non è nostro ma se non dirlo Va bene, a questo punto c'è sempre un cretino che mi dice: Ma sono solo le donne che uh, hanno rapporti sessuali che hanno da preoccuparsi dell'aborto? A cui quella la risposta è molto facile: solo gli uomini che hanno rapporti sessuali devono dare i loro reni a chi ne ha bisogno. Uh, quello, quello si può fare un'eguaglianza, anche se non in altre cose. Uh, ma si può vedere anche dalla sinistra. Per esempio, le maggioranze per far bene hanno imposto in vari stati, in vari posti, il bussing, andare in uh, mezzi pubblici ai bambini a scuole molto lontane dalle loro per integrare le scuole. Le persone che abitano lì si sono arrabbiate ferocemente: dice uno ha diritto di andare a scuola qui vicino, dove è. E quelli che hanno fatto questo di solito abitano nei sobborghi dove non c'è nessun bisogno ricchi, di fare una cosa uguale. Come si fa a fare quello? Ma non so, ma se veramente si pagasse tasse su quelli che abitano nei sobborghi per pagare ben un risarcimento a quelli che devono essere boss, si saprebbe che questi vogliono fare la cosa anche a. Se debbono subire un po' degli oneri. Questo si vede perfino, o la mancanza di verità in questo, in situazioni di emergenze. E qui vi dirò una storiella di famiglia. Quando corteggiavo mia moglie, sono andata a casa loro, loro e ho visto il ritratto di un tizio che leggeva qualche cosa a una luce di candela, forte fuori così. Ho detto chi è questo? E il mio futuro suocero mi dice con molta fierezza: Questo è il mio bisnonno che era sindaco di New Haven durante la guerra civile. E che, anche se fosse dell'altro partito, era tanto pro-Lincoln e contro schiavitù, tradizione della nostra famiglia, mi disse che legge la legge contro i rioters per bloccare chi faceva sommossi contro la leva che uh, Lincoln aveva imposto in emergenza per fare la guerra civile. Io dico a questo vecchio uh, anglosassone fondatore, della sua famiglia, la prima persona che sceglie dal Mayflower, cinque streghe, antenati suoi, tutti questi, chi erano quelli che facevano questi sommossi? erano i draft riders e lui diceva veramente non lo so io gli dissi sì, io lo so erano poveri irlandesi che erano arrivati in america per scappare dalla fame in irlanda che non avevano nessuna voglia di andare a morire in una palude del sud mentre i Tyler, Daggett, colby's e hookers grandi nomi di new haven a potevano per pochissimi soldi loro, ma troppo per gli irlandesi, comprarsi un sostituto. Ossia, si faceva finta che dovevano pagare, ma quello che dovevano pagare era troppo poco per dare un senso di serietà in questo. E ho detto, sarei più contento se uh, vari Tyler Daggers, Scolbis e Hooker sono andati a morire anche loro, allora il mio suocero, persona molto per bene, mi porta all'antico cimitero di New Haven, mi fa vedere tutti i Tyler, il suo nome, di cui sono morti, e poi fa... Non posso dire la stessa cosa però per i Daggett, Colbys e Hooker, per gli altri. Ossia, anche lì c'era, si vuol fare anche, ma solo se noi, o forse solo se noi non subiamo gli oneri e bisogna che l'onero sia abbastanza da essere serio, cosa che è sempre un problema, ma un problema particolarmente forte negli Stati Uniti, dove se non si può fare uguaglianza completa, c'è sempre il pericolo del separato e uguale, che nel trattamento di persone di colore che erano in scuole separate ma non uguali. E che non erano affatto uguali, quindi si è sempre molto sospettosi di questo. Ma quello di chiedere di fare quello credo che possa essere una vera soluzione a questi, a questi problemi di come e quando si debbono fare. Perché una Corte costituzionale potrebbe dire in queste circostanze quanto è un principio fondamentale che viene violato di dire lo potete fare ma solo se mostrate che subite anche voi un onero abbastanza forte da far vedere che siete seri e che lo volete anche quando siete voi che pagate e non solo loro. Questo mi pare ha una certa importanza in situazioni di emergenza, particolarmente interessante, perché nell'emergenza si dice troppo spesso: questo è così importante che non possiamo pensare. A quali sono gli oneri, a come si fa. Ma questo spesso è questione se si pensa in anticipo di cosa si deve fare quando viene l'emergenza. E si possono cercare di fare, organizzare le cose in un modo che dice l'onero va per tutti. Chi ha diritto al rene il trapianto di Rene? tutti o solo i gruppi che sembra fanno meglio con il trapianto, che sono poi tutti i ricchi, come si fa in Inghilterra? Si fa quello o si fa un lotteggio in cui tutti hanno la stessa probabilità di perdere. Ho discusso queste cose in scelte tragiche. Chi ha chi è obbligato a vaccinarsi? Tutti o solo certi altri? Chi ha diritto al vaccino? Se si pensa in anticipo, come fare a mettere un onero a quelli che sub non subiscono il male o a cui è dato il bene? Allora si può essere abbastanza sicuri che questa è una cosa che è veramente voluta dalla maggioranza e non solo quando è careless, quando non si cura della cosa. E qui, e finisco con questo: si potrebbe parlare molto di più di tante difficoltà, di fattori che. Poi influiscono quando una corte ha diritto di fare una cosa. Ma qui un'altra cosa: se è veramente un'emergenza, le corti possono fare sempre in questi casi in due modi. Possono dire: questo è proibito, lo possiamo lasciare fare se fate un onero su tutti, ma può anche dire: questo è permesso per un in una situazione di emergenza, ma solo se entro un anno voi fate vedere davvero che l'onore è subito da tutti eh, e questo in emergenza è molto più probabile di fare questa posizione che quell'altra come dico l'altra cosa è di pensare in anticipo la serenissima repubblica di venezia Ogni tanto, non molto spesso, per fortuna più dalla parte di Venezia che dalla parte di Ferrara i terreni miei di famiglia, c'era uh, il Po che era iperpieno. La Serenissima Repubblica aveva stabilito un gruppo, un consiglio, che decideva dove si dovevano rompere le dighe quando c'era un'emergenza di questo tipo, di farlo dove la rottura delle dighe creava meno male e decidere quindi chi doveva subire gli oneri e a questo punto mettere una tassa sufficiente su tutti gli altri il cui terreno era rimasto non danneggiato a causa di questo ed è per questo penso che la chiamavano serenissima questo fatto di pensare in anticipo quando si vede che vengono le emergenze qual è il modo il modo che ci fa sapere davvero che tutti noi siamo quelli che subiamo l'onero e eh no penso sia la cosa da fare da evitare la situazione che poi porta al populismo. Un'altra storiella della guerra civile, quello che ha scritto la mia biografia, sta scrivendo la mia biografia, ha detto che il suo trisnonno, durante la guerra civile, ha ricevuto dal Ministero delle, della guerra, una lettera di congratulazione per la gloria con cui era morto il suo sostituto. Lui ha ricevuto la lettera, il sostituto è morto e la famiglia. Quanto spesso quello che noi vogliamo fare è una cosa che può essere giusta, ma non siamo noi a subirne gli oneri. Io sono molto favorevole all'immigrazione per tante ragioni religiose e altre cose, ma a me non mi costa niente. Eh? Io ero molto, il trisno, bisnonno di mio suocero era molto favorevole alla leva e alla guerra contro la schiavitù, si vive davvero le cose. La cosa che e lì proprio una cosa politica che si vede: il populismo spesso nasce da quelli che subiscono gli oneri fatti da persone più importanti, più brave, così, che vogliono fare perché vogliono fare un bene, ma che non subiscono gli oneri. E la cosa triste poi di questo è che il populismo. Quando si vede in azione, non se la prende quasi mai con quelli che hanno fatto questo, se la prende con quelli che quelli che facevano questo volevano aiutare. Ossia, il populismo non se la prende con me, se la prende con gli emigranti. Quelli che facevano il riot, le stombossi contro eh, la resa, non se la prendevano. Con i Tyler, Stagg, Colby, si prendevano con le persone di colore e andavano a bruciare le loro case e nasce da lì tutto un problema che nasce da questo fatto che, specialmente in situazioni di emergenza, ma anche in situazioni che sono importanti, ma non di emergenza, non siamo capaci, non siamo finora a dire o tutti o no quando è questo. Grazie. Grazie molte. Grazie molte, professor Calabresi quante finestre aperte eh, se non fossero state sufficienti le vetrate di, di, di questa sala. Bene, adesso andiamo a una parte successiva del nostro incontro di questa sera. Sarà moderato dalla professoressa Melina De Caro, segretaria generale della fondazione eh, Occorsio e invito a prendere la parola, eh, a condividere il tavolo. Eh, lascerò questa sedia ai colleghi. Eh, Carla Barbati consigliere di Stato, già presidente del Consiglio Universitario Nazionale e professore di diritto amministrativo, Massimo Luciani, già professore ordinario di istituzione di diritto pubblico e accademico dei lincei, Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. Concluderanno i lavori Francesco Fimmanò e Vittorio Corsio. Che per caso hanno girellato dalle parti di Yale incontrando il eh, professor Calabresi. Grazie ancora molto. Sì. E se qualcuno. Vi vedo un po' costretti. Prego. Prego. Ecco, Prego. Io ho il compito ingrato di ricordare i dieci minuti di intervento con la flessibilità degli argomenti che avete ovviamente. E allora comincio dalla professoressa Barbati e, e mi limito a dare la parola perché magari dirò alla fine alcune osservazioni. Grazie, eh, grazie anche per questa occasione di confronto. Diretto eh, col professor Calabresi, perché lo si legge, ma appunto ascoltare è una cosa totalmente diversa e quindi anche l'opportunità di un dialogo. E se posso, anche di una domanda che vorrei farle, che mi ha sollecitato la sua eh, bellissima relazione e lezione soprattutto. E cioè, quando si parla di eh, riconoscimento dei diritti, o comunque. Eh, nuovi diritti, vecchi diritti, bilanciamento fra i diritti che eh, devono essere riconosciuti a tutti i componenti delle nostre eh, società, collettività. Quanto incide la distribuzione territoriale del potere politico-amministrativo? Intendo negli Stati Uniti i member states hanno margini di scelta importantissimi, poi certo il National Government può intervenire a strumenti per sostituirsi anche a molte delle loro scelte, forse più incidenti di quanto li abbia il nostro stato centrale in un assetto eh, ovviamente di uno stato molto più piccolo, ma regionale, però certamente sotto il profilo della effettività dei diritti l'abbiamo visto in Italia in occasione di questa del, di una delle tante emergenze, l'ultima l'emergenza pandemica Sanitaria ha eh, dimostrato eh, la debolezza eh, dei confini, cioè l'emergenza eh, si è sovrapposta al confine geografico, amministrativo, politico, interno, e si è confrontata con essa evidenziandone, evidenziandoli o facendone delle ragioni di crisi anche nel governo della situazione. E comunque al di là di questo dato che poi da noi ha generato una forte eh, conflittualità in certi momenti tra lo Stato e le regioni, certamente l'effettività di molti diritti che comunque sono riconosciuti, penso diritto alla salute, ovviamente eh, riceve eh, tutele e riconoscimenti diversi. E su questo le Corti certo possono affermare i principi, possono intervenire laddove vi siano delle disposizioni penso alla Corte Costituzionale delle disposizioni di leggi regionali che eh, chiaramente contrastano con il perseguimento eh, ma, eh, di, di, di alcuni diritti ma di fatto eh, il contenuto vero effettivo cioè quanto io realmente posso usufruire di questo tipo di tutela dipende anche da scelte eh, del livello amministrativo da scelte organizzative e dall'espressione di competenze che da noi e non solo da noi, ovviamente, in tutti gli stati che hanno un'articolazione sono stati eh, riconosciuti. E, e poi eh, mi veniva anche in mente eh, un possibile significato aggancio delle cose diverse, perché le suggestioni che mi ha creato sono state tante e quindi eh, vanno anche ad aggancio di eh, temi e di eh, tematiche. Ehm, quando si parla anche dei, eh, dei nuovi diritti che possono essere riconosciuti in situazioni di emergenza, il possibile significato dell'uguaglianza, un'uguaglianza che può essere anche declinata e viene declinata con un termine oggi molto eh, così trendy, potremmo dire quello di inclusività. Ma ad esempio... Uh, noi ci siamo confrontati e ci confrontiamo tuttora, uh, ne parlo da ex docente universitaria perché noi non continuiamo a fare i professori quando diventiamo magistrati, abbiamo vincoli superiori di tutti i generi. <ride> Ma um, per esempio, nella situazione della grande emergenza pandemica, emerse una differenza eh, pesantissima eh, data dal cosiddetto digital divide, come lo chiamiamo anche qui. E cioè moltissimi studenti non avevano la possibilità di accedere ai mezzi informatici. In Italia solo il 6% lo dice l'Istat delle persone in età scolare, dei ragazzi in età scolare ha la disponibilità di un computer in casa. Eh, proprio. E allora, Alcuni eh, hanno, anche alcune amministrazioni territoriali hanno cercato di agire, di riempire di contenuto eh, questa possibilità dando mezzi e supporti, altri non lo hanno fatto perché non lo potevano fare e certamente non lo hanno fatto neppure le università. Devo dire che eh, non, hanno, non sono riuscite neppure le scuole superiori a mettere a disposizione questi mezzi. Quindi al di là intendo. Con questo dire del riconoscimento eh, generale, eh, che può essere effettuato sia dalle norme sia dai giudici dei diversi livelli, dei diversi ambiti, e poi ci si confronta con una differenza che spesso dipende anche dal eh, dalla distribuzione del potere territoriale. E allora, come si può conciliare questo? Eh, probabilmente. Almeno questa è la mia tesi: quella della cross-border cooperation, cioè cercare di superare, no, anche andare oltre le competenze, non stare troppo attenti a queste soggettività difensive che spesso vengono espresse dai livelli sia statali, sia dai livelli delle articolazioni territoriali a favore di una soggettività relazionale. Che eh, quindi si dimentichi anche dei confini delle competenze, non solo dei confini territoriali che almeno eh, nella nostra realtà, ma appunto anche in quella statunitense, si connettono ai diversi eh, poteri eh, politici. Questa è la, è la domanda, la curiosità che mi viene, perché anche l'esigenza della, eh, della del, del nuovo modo di declinarsi della presenza pubblica e di pensarsi della parte pubblica e del formarsi della decisione pubblica al cospetto di queste complessità nuove che sono date dal succedersi di emergenze che possono essere appunto di tipo sanitario, economico, finanziario, migratorio, quante ne abbiamo conosciute oppure anche individuali proprio. Uh, accidentali date dalla urgenza di assicurare risposta alle esigenze di determinati uh, individui o di determinati gruppi <coughs> di individui. Ovviamente noi l'idea del gruppo di individuo purtroppo in Italia siamo ancora molto distanti dal ricepirlo come negli Stati Uniti dove sono vissuta dieci anni e quindi ho uh, avuto ecco. modo sì, in Virginia, quindi ho avuto modo di confrontarmi con la realtà dei gruppi delle differenze, delle affirmative actions insomma si sente molto di più di quanto non si sente all'interno della nostra esperienza che guarda ancora allo straniero come allo straniero e quindi insomma siamo molto lontani. Farei questa prima domanda intanto è un intervento domanda Mm. Sì. sì, sì, io eh, volevo sottolineare, eh, caro mh, professore emerito, è che eh, lei ha ascoltato eh, una eh, signora che, eh, una, che insegna all'università e che è anche un giudice. Quindi ehm, una eh, doppia esperienza. Come quella che lei ha sempre vissuto. E allora la domanda eh, fatta da eh, un giudice eh, professore è ancora più interessante. Eh, volevo sottolineare il profilo di chi fa la domanda. Grazie per il giudice amministrativo che ha, eh. come sa il già presidente Patroni Griffi, che mi ricevette in Consiglio di Stato, perché entrai accolta. Dal presidente Filippo Patroni Griffi ha ehm, degli spazi e degli ambiti di intervento molto più limitati di quelli eh, cioè, tipizzati, insomma, sono suoi. Sono definiti, non sono ovviamente quelli di un giudice costituzionale o di un giudice. E quindi eh, giudice ulteriormente interessata alla formazione della decisione pubblica a largo spettro. Certamente. Ecco. E spesso, nel, anche nel, nell'esperienza sia pure ancora limitata che ho fatto della magistratura, ci sono eh, in molti casi delle, quasi sempre, delle necessità di bilanciare interessi o diritti li potremmo anche chiamare che eh, possono essere contrapposti il, e soprattutto la proprietà privata, ad esempio il diritto alla proprietà con tutti i vincoli, i limiti che gravano sulla proprietà, certamente è ed entra spessissimo in scena e su questo peraltro è una giurisprudenza che poi ha codificato delle risposte e delle eh, soluzioni, quindi su quello ci sono già, diciamo, c'è un set di strumenti che si possono utilizzare perché sono ormai diritti consolidati, ma appunto ci sono i nuovi diritti, i nuovi contenuti dei diritti di fronte al, alle variazioni, alle, alle innovazioni, alle complessità che investono i contesti sociali che invece quelli possono richiedere altre risposte o non hanno ancora risposte. Grazie. Allora, il professor Massimo Luciani. Eh, a lei la parola. Grazie. Dieci minuti, giusto? Eh. No, lasciatemi dire che è un, insomma, un grande piacere, un onore interloquire con il professor Calabresi e su una questione di questa importanza e complessità. E segnalerei a chi ascolta che noi abbiamo avuto, noi presenti a questo tavolo, abbiamo avuto il privilegio di leggere una versione provvisoria diciamo del suo scritto e, e, e ovviamente l'esposizione orale non ha eh, potuto rendere eh, l'estrema ricchezza dell'argomentazione dell che nello scritto l'estrema ricchezza dell'argomentazione eh, scritta faccio partire il cronometro. Ora, la, eh, quella che ha presentato il professor Calabresi, a mio avviso, eh, non è una dottrina della protezione dei diritti nelle condizioni di emergenza, ma è una dottrina della protezione dei diritti, che dovrebbe valere sostanzialmente in generale. Questa dottrina pone essenzialmente in contatto la limitazione dei diritti e le discriminazioni. E questo è un approccio eh, originale. Altrettanto originale, anzi ancora più originale, è assumere come paradigma il diritto di proprietà. Perché il punto è che la teoria delle limitazioni ai diritti è modellata in questa proposta scientifica del professor Calabresi sostanzialmente sul rapporto che nella pratica giuridica americana c'è fra taking e just compensation. È una posizione che ricorda da vicino quella della dottrina della giurisprudenza tedesca sulla clausola Junctim, e cioè la clausola secondo la quale tra espropriazione e indennizzo c'è un rapporto diretto se viene meno l'una l'uno cade l'altra quindi questo prima elaborata addirittura prima diciamo del consolidamento dei dati costituzionali che conosciamo ora io sulla eh, come dire teoria in sé non direi nulla mi limito soltanto a a Prospettare qualche dubbio sulla sua esportabilità nel nostro, nel nostro ordinamento, insomma nella nostra cultura giuridica. E dubbi che rivolgo sotto forma anche di quesiti al professor Calabresi, anch'io. Allora, il primo dubbio viene dalla diversa cultura della proprietà che abbiamo noi. Da noi eh, non sarebbe sostanzialmente. Mh, e eh, radicarsi in concezioni come sono quelle molto risalenti negli Stati Uniti, che vedono nella proprietà un fascio di, di diritti estremamente eh, complesso e ampio. Ricordo solo un precedente, che è quello dei cosiddetti Slaughterhouse Cases del 1873, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti cosa dice che sono proprietà all valuable interests, tutti, tutti gli interessi che valgono qualcosa possono essere proprietà, cioè assistiti dalle garanzie del diritto di proprietà. E ricordo la, la teoria della privacy, diciamo privacy non la, non la diciamo all'inglese, insomma privacy, la, eh, la teoria della privacy elaborata da Warren e Brandeis, che è stata modellata esattamente sul diritto di proprietà. Da noi la tutela della della riservatezza, della privacy ha tutt'altro fondamento. Quindi questo è un primo punto, un problema di cultura e di concezione del diritto di proprietà che a me pare è differente nelle, nei due ordinamenti. La il secondo punto è la diffidenza nell'assumere la proprietà paradigma, e cioè l'idea di eh, prendere, come dire, pienamente il principio, il binomio loccheano del rapporto proprietà libertà. Anche questo nella nostra cultura giuridica è, è usuale per una sua parte, del tutto inusuale per un'altra. La terza, il terzo dubbio. Si sono elaborati nella nostra cultura giuridica, sulla scia soprattutto delle elaborazioni tedesche, delle concezioni, delle limitazioni al diritto di proprietà, che non so quanto siano traducibili nei termini della, della eh, dottrina che ci ha adesso esposto in sintesi il professor Calabresi. Penso a due. Eh, Teorie sostenute in, in Germania e riprese in Italia sulla nozione di espropriazione in senso sostanziale. In particolare penso alla cosiddetta Nicht zum Utbarkeit Theory, cioè la teoria della inesigibilità e penso alla cosiddetta Einzel Theory, cioè la teoria dell'atto singolo. La prima è la teoria che dice e c'è espropriazione quando il sacrificio imposto al proprietario è un sacrificio inesigibile. La seconda, c'è espropriazione al di là della forma, quindi in sostanza, quando c'è un atto che colpisce direttamente una singola proprietà. Come facciamo ad applicare queste concezioni a fronte di limitazioni che invece sono limitazioni, come ci ha spiegato il professor Calabresi, di gruppo? Vedete che pongo, pongo dei dubbi. No? Non do risposte. Eh? La quarta questione è la socializzazione del peso, il burden. No? Dice il professor Calabresi: ci vuole un burden che gravi sulle spalle di chi impone la limitazione. Se impongo la limitazione, devo accollarmi l'onere, devo dimostrare che ci tengo veramente perché pago, pago qualcosa, una somma di denaro, pago sacrificio, quello che sia, sia. Ora, e qui pesa molto più l'aspetto eguaglianza che non l'aspetto libertà, evidentemente. Perché è chiaro che la socializzazione del peso a chi subisce la limitazione interessa fino a un certo punto. Oltretutto, il peso è un peso che non è mai careless per la società, per il complesso del gruppo sociale ma è quasi careless per il singolo, perché se per espropriare il fondo di Tizio la, proprietà, la, la collettività sborsa 10 milioni, è chiaro che su ciascun singolo cittadino il peso è limitatissimo ed è praticamente irrilevante. Anche questo, nella nostra cultura giuridica, ha difficoltà ad essere importato. Infine, ed è forse l'aspetto principale, noi abbiamo un problema molto minore dei cosiddetti diritti fondamentali non enumerati. Perché abbiamo un problema meno grave? È perché abbiamo una Costituzione diversa. Perché abbiamo una Costituzione che entra in vigore il primo gennaio del 48, quindi è un secolo e, e, e mezzo abbondante dopo la Costituzione degli Stati Uniti. Abbiamo una Costituzione medio-lunga. È una Costituzione che è passata attraverso il bagno delle Costituzioni anticipatrici del primo dopoguerra. E, e non soltanto quella di Weimar, penso alla Costituzione messicana, per esempio. È, è una Costituzione che ha, eh, come dire, dietro di sé tutta quanta l'elaborazione del pensiero eh, del welfare state socialdemocratico tra le due guerre. Insomma, è una Costituzione che consente di identificare diritti fondamentali, tra virgolette, nuovi, con molta maggiore facilità. Come lo consente? Qui le strade sono due. C'è chi ha sostenuto notoriamente, autorevolmente, che la strada sarebbe l'articolo 2 della Costituzione come, cloud, come norma a fattispecie aperta. È una dottrina che per quanto autorevole non mi convince, in realtà... È molto più solido il fondamento del testo. Noi possiamo sulla base del testo ricostruire l'esistenza di diritti fondamentali che non sembrano enumerati in Costituzione. Consentitemi una piccola nota polemica, non certo con il professor Calabresi, ma col nostro legislatore costituzionale. Non c'era nessunissimo bisogno di emendare l'articolo 9 della Costituzione, oltretutto introducendo un pericolosissimo precedente di. E, e, operazione sui principi fondamentali perché il diritto all'ambiente era già ampiamente riconosciuto, ma non in ragione di una per me inaccettabile attivismo pretorio delle corti, ma in ragione di un aggancio testuale all'articolo 9 stesso della Costituzione e all'articolo 32, e quindi era semplice. Chiudo perché mi mancano 30 secondi esatti, e L'emergenza. Ora, quanto all'emergenza, le cose cambiano ancora perché c'è un problema di risorse. Non a caso il professor Calabresi ha detto, beh, magari poi tra un anno ti impongo il burden, perché durante l'emergenza io potrei non avere le risorse per poter imporre il peso riequilibratore già immediatamente in quella fase. Ma questo è un problema estremamente grave perché qualche volta... Quel peso riequilibratore deve essere imposto immediatamente perché altrimenti il sacrificio per i diritti è davvero inaccettabile. Dieci minuti e dodici secondi. Mi scuso per Ecco, eh, caro professor Calabresi, il professor Luciani, che è, è un costituzionalista di straordinaria eccellenza, eh. Ha, ha fatto anche la parte eh, sua solita di avvocato abituato davanti alla Corte Costituzionale a, a eh, presentare le ragioni dell'altra parte, in questo caso del costituzionalismo italiano e della tradizione europea, con l'accenno a Weimar. E adesso ehm, il. Eh, Presidente Violante, anticipo eh, il profilo di chi ascolterà e eh, um, al tempo stesso è stato, non al tempo stesso, su se, eh, in, modo, eh, in varie fasi di vita un giudice ordinario. Un eh, professore universitario e un eh, parlamentare della nostra Repubblica. E fino ad essere presidente della Camera dei Deputati. Quindi eh, qui abbiamo eh, tre profili che eh, si intrecciano. E allora, presidente, eh, a lei la parola. È la prima volta che do la parola al presidente Riolando. Grazie. Sì, yes. No, tre profili che si intrecciano e si confondono probabilmente, ma eh, io ringrazio per questo invito e ringrazio il professor Calabresi per la sua esposizione che riprende e approfondisce i temi affrontati nella lezione eh, scritta. Scritto. Dunque io ho riflettuto, eh, ascoltandovi, eh, sulle tre emergenze mh, specifiche che abbiamo dovuto affrontare nei tempi più recenti e come l'eguaglianza si è atteggiata nei confronti di queste tre emergenze. Parlo dei terrorismi, parlo della mafia e parlo della pandemia. Ciascuna di queste emergenze ha colpito in modo particolarmente eh, profondo diritti fondamentali. Terrorismo in particolare è libertà personale, nel senso che eh, l'emergenza è anche un alibi nella gestione del quotidiano cioè la ragione per la quale io eh, posso restringere diritti o stabilire disuguaglianze che altrimenti non potrei stabilire. Quindi in qualche modo è l'ambiente del quale posso muovermi con maggior arbitrio. Io parlo del soggetto politico, governante o anche autorità pubblica. insomma, questo. Eh, La seconda emergenza è la mafia. Io devo dire che le lesioni, le lesioni gli squilibri che sono verificati, in relazione alla mafia, sono quelli patrimoniali, non quelli di libertà. Nel senso che eh, tutto un, un certo filone interpretativo e legislativo e interpretativo è andato molto a, a colpire diritti di proprietà. Le, recentemente si è cercato un po' di attutire eh, questi aspetti, ma certamente qui c'è stato un, un profilo. Di, che meriterebbero considerazioni più approfondite rispetto a quelle che sono state compiute. Ovviamente. La terza emergenza è stata la pandemia, che ha toccato la libertà di circolazione e di soggiorno sostanzialmente. Qui devo dire che la Corte è intervenuta stabilendo i parametri in forza dei quali si può ritenere legittima la restrizione di libertà. Ricordo, se non ricordo male, la temporaneità, la ragionevolezza e la ricorribilità quei parametri che in qualche modo compensavano lo squilibrio che si è verificato sui diritti, quindi sull'uguaglianza. Eh, io poi ho notato questo, che a volte dall'emergenza possono nascere diritti. Per esempio è nato lo smart working dell'emergenza pandemica, nel senso che adesso i lavoratori dipendenti hanno diritto ad alcune, eh, a svolgere un'attività in smart working in alcuni periodi. E l'emergenza quindi ha creato. Un diritto in qualche modo. Devo dire che una delle questioni più delicate di fronte alle quali si trova il giurista quando ci sono queste emergenze, è capire quanta la coda delle emergenze, cioè quando c'è stato, come dire, il clou del fenomeno, però continua la gestione dei diritti e dell'uguaglianza come se il fenomeno ci fosse ancora. L'abbiamo avuto col terrorismo, certamente con la pandemia non lo so, uh, forse no, ora diciamo un po' per vedere ancora bene <ride> su questo tema come siamo messi. Il secondo profilo su quale mi interessava uh, soffermarmi è come abbiamo giustificato l'emergenza, quali cause di giustificazione ha prodotto. Direi che la ragione in fondo è uno stato di necessità pubblica per cui si è dovuto intervenire per stato iniziale. oppure quella che tedeschi chiamano Nishtuzmutbarkeit cioè la non esigibilità di un comportamento diverso rispetto a quello che il potere pubblico ha dovuto ottenere uh, la terza questione è quella che riguarda il digitale l'uguaglianza nel senso il digitale oggi è una necessità e non puoi non ricorrere ma il digitale ha dentro di sé delle fortissime eh, discriminazioni. Innanzitutto nell'accesso. Eh, L'impossibilità di accedere al digitale crea una, una forte discriminazione, ma parlo delle, non tanto delle possibilità economiche di accesso, quanto delle possibilità di usare la rete. Se sei in un posto di collina o di montagna hai maggiori, maggiori difficoltà nell'accedere alla rete, quindi di godere di diritti e così via. C'è poi l'altro aspetto, quello del bias di cui costruisce l'algoritmo. Sappiamo che per esempio è accaduto negli Stati Uniti, in periodo qualche anno fa ero a New York e ho visto che Amazon, se non ricordo male, aveva proposto al Dipartimento di Polizia di New York un quadro per identificare i sospetti, i possibili criminali futuri. C'erano 40 membri del congresso che avevano il difetto di essere ispanici o neri in quanto il modello rip eh, ripercorreva alcune eh, caratteristiche tipiche, con i pregiudizi tipici che aveva fatto. Ecco allora, rispetto a questo tipo di questioni, l'impressione che il giurista e il costituzionalista soprattutto eh, si trova di fronte all'esigenza di misurare l'emergenza. Cioè quanta, eh, se, quanta emergenza c'è in relazione a quanta restrizione o quanta alterazione dell'uguaglianza ci deve essere? è un punto delicatissimo perché l'emergenza va misurata dall'altra parte la lezione che ha fatto il professor Calabresi ci ha portato in questa direzione no? controbilanciare continuamente solo che è un bilanciamento che non può essere effettuato nella legge e qui c'è proprio il problema del giudice tutto sommato nel valutare se quel tipo di restrizione era ancora proporzionato mi pare che ci troviamo costantemente rispetto a questo tipo di problemi, forse ci troveremo sempre di più rispetto a questo tipo di questioni. Cioè, nel senso che la norma ti potrà indicare i parametri generali, però poi volta per volta eh, bisogna de decidere qual è il, uh, dove far cadere il peso, come per usare un'espressione che ha usato il professor Calabresi. E qui credo che giochi, gioca moltissimo, giocano le culture. Forse da noi non c'è un problema di cosa pensa la maggioranza e cosa pensa la minoranza, ma quali culture influenzano il tipo di decisione da, da, da prendere. E questa è una questione a quale si intrecciano ecco, la, come dire, la scienza giuridica in astratto, eh, la politica e l'attività di bilanciamento che deve fare il giudice quotidianamente. E con eh, um, tutti e tre i, eh, gli interventi hanno fatto riferimento alla misurazione e, e quindi io posso ricordare questo e invitare eh, regalerò al professor calabresi un libretto che trovo straordinario di chiara valerio eh, la matematica e politica è tutto poi un discorso sulla democrazia all'interno un libretto proprio agile ma straordinariamente utile. Uh, rinvio a Chiara Valerio per le mie riflessioni. Vuole aggiungere qualcosa? Allora, prima di innanzitutto uh, mi devo scusare se non ho sempre capito bene perché l'udito è un po' un mio problema. Ma credo di aver capito un po'. Dico qualche cosa su varie cose. Il, uh, uh, la questione del federalismo è una delle cose più importanti. Io ho scritto un piccolo articolo in proposito perché un paese federalista di solito si crea quando vari paesi... Si uniscono anche se hanno concetti morali fortemente diversi una parte dall'altra, ma che per ragioni economiche o per ragioni uh, di sicurezza, uh, dall'estero, militare, debbono unirsi. Questo è come è successo negli Stati Uniti. La differenza morale religiosa fra gli stati della Nuova Inghilterra e quelli del Sud che si erano ammazzati in Inghilterra poco tempo prima anche più che quella della schiavitù anche più quella era fondamentale si sono uniti perché avevano paura dell'Inghilterra e dell'Europa e perché senza unirsi tutto l'Ovest tutto questo grande continente poteva cadere a loro e il concetto del federalismo è molto interessante perché il concetto è io accetto la tua immoralità, se tu accetti la mia immoralità e stiamo insieme così. E così è successo negli Stati Uniti, per moltissimo tempo si è accettato il nord, l'immoralità della schiavitù nel sud e viceversa. La guerra civile si è fatta quando il sud ha detto no schiavitù ovunque nel caso nel famoso caso Corte Suprema. La questione che è nata dopo quella è va bene, ma quali immoralità accetto e quali invece devono essere decisi a livello centrale? E lì ci ho pensato parecchio, ma non vengo con una soluzione, perché in America la pena di morte è locale. In Europa la pena di morte nel federalismo più leggero, ma malgrado tutto il federalismo, è una cosa invece nazionale. Perché certe e certe altre? E queste differenze continuano ad esserci. Quando hanno fatto la linea telegrafica nell'Ottocento fra il Maine e il Texas, il filosofo Thoreau ha detto: Ma che vi fa pensare che il Texas e il Maine hanno niente a dirsi uno all'altro? E così continua ad essere oggi. Così questa questione è proprio, quale di queste cose, diritti fondamentali, si può dire? E eh, va bene tu li hai, tu non li hai e uno si può muovere e quali no. E francamente è proprio per me una delle questioni più interessanti di cercare di capire perché certi federalismi considerano certe cose da poter fare localmente e altre cose no. Uh, quanto uh, il diritto e la storia, i diritti nuovi, e così ah, è assurdo prendere la posizione in un paese come gli Stati Uniti, specialmente che prende Alito, che è stato mio allievo, ma non vado molto d'accordo con lui, vado più d'accordo con la mia allieva la ah, ma che dice bisogna che questi sono, si trovano solo nella storia. Questo è assurdo. Perché la storia era la storia di schiavitù, di segregazione e tante altre cose. Quando nascono questi diritti nuovi, e certo nascono anche proprio nelle emergenze. Si vede nell'emergenza che certe cose che prima non. Si... però è anche vero che certe cose si trovano nella storia. Il diritto alla sanità, ma forse no, forse sì il diritto all'educazione non tanto vecchio, il diritto alla casa, che dopo tutto è anche eh, la legge con la sua eguaglianza, proibisce ai ricchi e ai poveri di dormire sotto il ponte, eh, come diceva. Eh, sono cose che sono nate e bisogna guardare alla filosofia, alla teologia. Anche alla letteratura, perché spesso si trova, per esempio, in Dante certe cose che ti indicano che è una cosa è fondamentale, anche se non era così riconosciuta. Uh, la questione del uh, giudice professore, per me è una delle cose più interessanti di tutti, perché uh, si diceva, in inglese, dicevano. Il giudice fa giustizia anche se cadono i cieli. Pazzia! Un giudice che facesse cadere i cieli non resterebbe in ufficio cinque minuti, lo butterebbero fuori subito. Il professore invece può scrivere quello che pensa è giusto anche se cadono i cieli, perché i cieli non cadono perché le persone di affare fra cui i giudici dicono ma quello non ha mai avuto un mestiere, non ha impiegato... Che non vuol dire che quello che noi da, diciamo da professori come cosa noi crediamo non ha poi un affetto, ma lentamente ad agio. Le prime cose che io ho scritto su responsabilità civile mi ha fatto paura il fatto che in America sono state accettate troppo presto. Io spesso da giudice cito qualche cosa che ho scritto dicendo, ma queste sono cose che dicono i professori e di cui non c'è nessun bisogno di seguire adesso. Questo rapporto di professore che può guardare nel buio e dire quello che pensa è vero proprio perché lo possono ignorare. È fondamentale ed è una differenza notevole. Um, quanto alla questione della proprietà e di cosa sono quello che mi piace proprio della proprietà, perché anche in America quello che è un taking non è affatto chiaro, ossia la questione di quello che è un diritto fondamentale. E si vede anche in quel caso e quindi ci spiega perché è così difficile fare questa decisione fuori. Ma come dico, per me non è il mio problema perché il problema esiste anche se le corti dicono quando è fondamentale vi diamo protezione quando non è, non è. È una cosa in cui eh, spetta fare molto più pensiero a quello che è ma che non dice niente di contrario a cercare di fare un'eguaglianza. Poi la questione del fatto che in tante Costituzioni i diritti non specificati e i diritti specificati non è una cosa così chiara come da noi, è anche una cosa molto importante perché anche con i diritti specificati in emergenza vengono violati si dice di no ma infatti anche lì succede e la questione da chiedersi è anche in emergenza questi diritti che sono considerati da tutti fondamentali come si fa per esempio durante la seconda guerra mondiale in America si è lasciato trattare le persone di origine giapponese in un modo incredibilmente brutale, in California, ma non nell'Hawaii. E perché? Perché le corti non hanno capito di dire: guardate, c'è emergenza, forse una vera emergenza, ma anche qui c'è bisogno di chiedere una certa eguaglianza a. Adesso con le questioni di vaccinazione negli Stati Uniti tutta la questione di persone che per ragioni di religione dicono di non volere essere la religione è il diritto fondamentale. Ma questo è un peso sul, sul di loro o no? E per poi l'ultima cosa che voglio dire è che l'emergenza poi come mi pare, dicevi tu, Ciano, fa anche crescere e capire dei diritti fondamentali nuovi, che prima dell'emergenza non si sarebbero pensati che ci fossero. E quello è il modo in cui si reagisce a questi, perché ci sono modi di trattare le cose con eguaglianza. Ma che non sono particolarmente intelligenti. Per esempio, il lottaggio per fare chi ha un regno artificiale può non far molto senso, perché quello che scrive il grande libro sulle scelte tragiche forse sarebbe meglio dargli un regno artificiale che agli altri. Ossia, si può fare eguaglianza in modi fasulli o in modi più buoni. E quando l'emergenza ci fa nascere diritti fondamentali nuovi, la prima cosa di pensare è come trattare questi in un modo che è serio, ma che è anche ragionevole. E questo può avere degli effetti veramente drammatici. Quando gli Stati Uniti va in una piccola guerra, e sceglie qualche d'uno a fare il militare e andare a morire. Se veramente ci fosse una leva su tutti, ma un costo per evitare la leva, che Vittorio dovrebbe pagare miliardi perché è così ricco e uh, io invece milioni <ride> e un altro pochissimo, così ci fosse la stessa pressione su di tutti, forse si imparerebbe se si vuole davvero fare questa guerra, ossia se l'emergenza è vera o no. E troppo spesso invece di usare questo come modo di capire, e qui sono un po' ancora law and economics, legge ed economia, a capire quello che si vuole fare, se è una vera emergenza o se è solo un'emergenza per questo e con questo smetto. E io invito eh, gli ospiti a lasciare il tavolo e invito eh, e il professor Finammo e Vittorio Corsio. Qui è anche finita eh, la mia presenza di non moderatrice, perché questo dialogo non ha avuto bisogno di moderazione. Eh, no, no, Vittorio, Vittorio da questa parte, perché, eh, perché preferirei eh, lasciare il maestro con i suoi allievi, ecco, che concluderanno questa. Allora, grazie innanzitutto, io parlo un po' più forte in modo che Guido mi possa ascoltare, quindi sono un urlatore farò un relatore. Allora, eh, è la terza volta che Guido ci onora in questi anni della sua presenza. La prima volta, e permettetemi il saluto affettuoso a un altro grande maestro che ricorderai, Stefano Rodotà, che in quel giorno venne felicissimo e avevamo modo di parlare eh, proprio in quell'occasione di quello di cui hai parlato stasera, eh, le scelte tragiche che lui aveva portato in Italia nel 2006. All'epoca Mercatorum non c'era ancora, c'era Pegaso, poi c'è stata una eh, fase intermedia in cui Guido ci ha fatto il grande onore a dare alla nostra università, e eh, A me a Vittorio, semplicemente come eh, voglio dire garzoni di bottega, in realtà, eh, tradurre il suo ultimo libro. Che era quello che venne a presentare da noi ormai quasi dieci anni fa, eh, e cioè Il futuro della Lo Economics. Io stasera purtroppo non l'ho per tutti, anche perché nel frattempo è andato, eh, ceduto eh, Giuffre dovrà farne una riedizione. Ma eh, ti chiederò eh, di eh, dedicarlo un po' di, no? di, di, di quelle che persone che oggi sono venute qui a discutere con te. E volevo dire rapidamente alcune cose. Io ho conosciuto eh, il primo libro di del professore Calabresi, proprio quello a cui fa riferimento una eh, realtà, la nostra occasione odierna quando da bieco gius commercialista, io sono un ordinario di commerciale purtroppo diversamente giovane da tanti anni, in realtà andai addirittura a studiare in America le scelte tragiche con riferimento ai creditori, alla par condicio creditorum, è paradossale pensare questo, ma anche lì ci sono scelte tragiche e addirittura fui mandato a studiare, eh, lo ricorderà Rob, il professore Pardolesi che mi ha conosciuto in quegli anni che ero un bambino praticamente anche lui era bambino quindi ancora <ride> in realtà a studiare come eh, questo tema incide sul crumb down eh, del sistema americano che è la scelta del giudice eh, di eh, appunto sistemare le masse creditorie perché alla fine questa che è una materia eh, da, che sembra da Bieco, giusto commercialista, invece il diritto commerciale è proprio, il, soprattutto il diritto cartolare, il diritto delle società, è il diritto in cui c'è la necessità di trovare degli equilibri. Anche in quel caso ci sono dei criteri da seguire per trovare gli equilibri affinché l'intera categoria dei creditori, in virtù del sacrificio di alcuni, possa trarne soddisfacimento. Ora eh, ricordo in quel libro che eh, che è del professore Calabrese con Philip Bobbit che peraltro recentemente l'ha declinato con riferimento all'emergenza pandemica e in realtà che richiamava il primo autore che era Sewall che eh, diceva eh, le scelte tragiche eh, sono come eh, l'arco, non si non si riposa mai, perché il problema strutturale, quanto mai attuale con riferimento alle emergenze, è che strutturalmente, ecco la modernità di quel libro che suppongo fosse del 78, anche se noi l'abbiamo conosciuto poi tradotto in italiano, eh, appunto grazie al professore Rodotà che fece quella premessa bellissima in quel libro. In realtà sono, come dicevo, queste scelte tragiche sono una continua torsione del principio di uguaglianza formale, una continua torsione strutturale e continua, perché se la vogliamo un attimo portare quel libro Guido alla attualità, quello di cui parliamo oggi, cioè dell'emergenza in genere, ma in particolare di quella che è stata l'emergenza sanitaria, le decisioni di primo grado come voi le definite, no? nella nomenclatura chiamiamola così, del libro: le decisioni di primo grado sono uh, i tam quanti tamponi, quanti ventilatori, qua e le decisioni di secondo grado, quelli che oggi noi chiamiamo uh, in realtà i protocolli, no? i famigerati triage che oggi sono, se, vo se volessimo riportare il libro in questo. E lì ci sono i criteri a cui tu facevi riferimento, il criterio uh, cronologico. Uh, Fast come, first served, il criterio della lotteria, cioè del, di quello che è proprio uguaglianza come capita e, e questi criteri però attenzione e qui andiamo al fenomeno che ci riguarda, uh, devono avere un supporto giustificativo. Ora l'obbligo vaccinale, perdonami se ti chiedo questo, ma l'obbligo vaccinale uh, rispetto all'obbligo vaccinale, per esempio l'Italia ha una legittimazione diversa da quella che può avere gli Stati Uniti. Quando parlo di legittimazione intendo che uno stato che si obbliga a curare universalmente tutti i suoi malati ha la legittimazione dell'obbligo vaccinale. Probabilmente uno stato che non ha questo tipo di obbligazione ha una legittimazione eh, diciamo eh, completamente diversa dove il criterio terapeutico eccetera. Ora però vorrei concludere e vedere se questo poi è la risultanza finale. Vorrei andare a dove tutto cominciò in termini di uguaglianza, ad Aristotele al principio di uguaglianza eh, distributiva, cioè per cui a soggetti uguali vanno date quote uguali, però Aristotele diceva sì, ma qual è il perimetro degli uguali? Chi sono gli uguali? Chi sono gli uguali? Oggi una cosa possiamo dirla, Guido. Che gli uguali sono i deboli e quando intendiamo i deboli, quelli previsti dalla Costituzione, prima il professore, eh, che lo chiamo professore perché è stato un grande professore di Penale, il professore Violante, il presidente Violante, parlava del digital divide. no? Paradossalmente, nella, nella cultura digitale, non la intendiamo come competenza digitale, ma come concetto di cultura che caratterizza un'epoca storica come la cultura industriale, la cultura. Voglio dire, che ha caratterizzato un'epoca storica del paese. La cultura digitale, paradossalmente, il debole è oggi l'anziano tra i 60 e i 75 anni, pur coltissimo, pur coltissimo. Quindi una logica di disuguaglianza è completamente diversa, perché a differenza è quella range di circa 15-20 anni, dove in realtà anche uomini coltissimi sono stati degli immigrati digitali che probabilmente tra 15 anni non ci saranno. E quindi un criterio di fondo c'è, eh, il criterio chi sono gli uguali, sono i deboli. Grazie Guido. Due parole solo. Prima di tutto a uh, questo fatto, questo richiamo a scelte tragiche. È molto in punto perché anche se si cerca di trattare con eguaglianza e dire non siamo solo noi a far altri subire e vogliamo subire anche noi c'è il problema che è il problema di scelte tragiche e è qual è l'eguaglianza quello che dicevo io nel mio discorso è che molto spesso non si arriva neanche al primo passo di cercare di fare qualche cosa di eguaglianza. Quando si cerca di fare, in certe cose si può fare abbastanza bene, in certe cose si può fare la vera eguaglianza, in altre cose si può fare abbastanza bene, le scelte tragiche che poi sono le cose più comuni in stati di emergenza sono proprio quando allora c'è una lotta fra vari tipi di eguaglianza il lotteggio che è un tipo di eguaglianza un altro tipo che dice invece i piccoli sono quelli da trattare così e quando una società e anche gli individui nella società sono divisi perché vorrebbero fare tutte e due o tutte e tre i tipi di uguaglianza, c'è la scelta tragica. Questo però non lascia dire: allora non faccio niente. Uno deve fare almeno il primo e poi vedere quale di questi è la più importante. Io sono d'accordo con te che. E vorrei dire, se Aristotele fosse qui, direbbe anche lui piccoli, ma non lo so. <ride> grazie. Grazie, Guido. Qualche parola conclusiva? Non ti faccio altre domande perché sennò perdi il treno del, 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 del ritorno. E, grazie davvero di, di essere stato qui. Grazie a coloro che hanno partecipato al dibattito e che l'hanno introdotto e che l'hanno guidato. Consentitevi anche di ringraziare alcune delle importanti e importanti presenze che abbiamo oggi al Procuratore Generale Salvato, al Presidente e Giudice Costituzionale Padroni Griffi. Peraltro la Corte Costituzionale, come sappiamo, è impegnata in un caso di valutazione proprio dell'obbligo eh, di vaccinazione. Quindi conferma l'attualità del tema di cui parliamo oggi. Al, Presidente Lattanzi, il presidente Busia, tanti importanti esponenti del mondo della magistratura, il management della nostra università, importanti esponenti anche del mondo finanziario, della Banca d'Italia, delle grandi imprese statali. Insomma, grazie a tutti per essere eh, intervenuti. Io ho preso degli appunti che spero di approfondire magari in qualche prossimo viaggio negli Stati Uniti, in un periodo di ricerca. Eh, da te eh, che, 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 intendo, che intendo fare. Eh, è stata per me da privatista, da privatista del nostro Ateneo, del nostro gruppo universitario, una eh, prospettiva evolutiva sul significato del diritto privato. Intanto, da valutare sempre più nell'ottica della interdisciplinarietà, sentir parlare il professor Luciani. Della, della teoria dell'inesigibilità, che sembrerebbe qualcosa di appannaggio soltanto del mondo dei, dei privatisti, conferma quanto ormai i confini delle nostre materie siano, uh, siano caduti e quanto più invece occorra proporre, propugnare uno studio del diritto privato in un'ottica settoriale per industrie, direste voi eh, eh, americani. E, e non più per settori del invece, diritto privato, pubblico, penale, eccetera. Eh, noi sappiamo che il diritto privato, o meglio, abbiamo letto nei, nei libri del diritto privato, parrebbe il diritto dell'uguaglianza no? e quindi è estremamente indicativo che a parlare del principio di uguaglianza sia proprio un privatista perché il contratto è apparentemente il terreno d'elezione, il terreno che appiattisce qualsiasi differenza sociale, perché conta soltanto quello che i privati decidono tra loro, il contratto a forza di legge tra le parti, dice il nostro codice civile, e quindi il contratto è la massima eh, estrinsecazione della nostra libertà e quindi l'annullamento di tutte le disuguaglianze. Abbiamo eh, capito, e questo era poi l'impianto anche del quattordicesimo emendamento, che Guido ha, ha citato, il professor Calabresi ha citato, che indicava la vita, la libertà e la proprietà, e la libertà e la proprietà erano strettamente legati, si era liberi in quanto proprietari eh, come elementi appunto del, della tutela della, della persona, e ba sembrava bastasse questo. Abbiamo verificato, e questo è, è il primo Novecento a, a avercelo indicato che così non è che anzi il diritto privato nascendo come l'appiattimento e l'eliminazione dell delle disuguaglianze poi diventa invece fonte di grande disuguaglianze e disuguaglianze sociali ed è per questo che poi la teoria eh, della law and economics è nata tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 proprio per verificare quanto il mercato abbia il mercato come era stato inteso prima d'ora e quindi quella dimensione del diritto privato abbia, eh, si sia rivelata fallimentare quanto invece sia stato, fosse necessario un intervento delle regole, delle regole economiche e delle regole in generale. Dico delle cose note eh, a tutti, però ecco è proprio questa prospettiva evolutiva che mi è piaciuta cogliere oggi, anzi eh, approfittare per nuovi stimoli. È noto a tutti come poi negli anni successivi Guido è stato l'autore di uno dei saggi, anzi, forse il, almeno le, le banche dati ci dicono che è il saggio di diritto più citato al mondo: One View of the Cathedral del 64 sulla Harvard Law Review. Eh, e a valle di quell'elaborazione teorica eh, si è eh, manifestata anche nella nostra dottrina e giurisprudenza quel fenomeno che poi è passato il nome dell'intervento dei giudici nei contratti. Il contratto, appunto, non è più il terreno dell'abolizione della disuguaglianza, è richiesto l'intervento. Del giudice dopo l'intervento del giudice, l'intervento dello Stato che verifichiamo tutt'oggi. Pensiamo al Golden Power che va a influire direttamente sulla regolazione dei privati nei contratti e va vie più estendendo il proprio ambito di applicazione a ormai direi moltissimi settori eh, dell'economia. C'è stata però anche una tendenza inversa che oggi è emersa e che e, e pervade anche gli studi più, più attuali um, e cioè da un lato dopo l'intervento del giudice dello stato nel contratto adesso sono i, i privati e i contratti che si fanno giudice in qualche maniera perché vi è tutta la tendenza eh, a, al private enforcement e quindi da, dalle clausole penali a quelli che ormai sono estremamente diffusi i sistemi di autotutela privata perché eh, si è percepito soprattutto in ordinamenti eh, di Civil Law che l'incalcolabilità sono debitore di questo per questa espressione il mio maestro il professor Natalino Irti dell'incalcolabilità della decisione è un fattore che influisce sulla, eh, sulle scelte imprenditoriali, sulle scelte economiche e allora i privati si fanno giudici di se stesse giudici del proprio contratto e quindi arbitri anche della parte dell'esecuzione, dell'inadempimento e delle pene private ecco questa uh, dinamica, secondo me, è molto interessante da continuare a studiare e, e mi riprometto um, di farla. Veramente è stata una, uh, una, bella, una bella serata. Consentitemi, visto che a Guido piacciono molto le storielle, consentitemi di congedarmi e congedarci con una di queste. E, e la storiella è la seguente io ho conosciuto Guido Calabresi nel 2014 io ero, uh, facevo un periodo di ricerca nel mio dottorato uh, a New York e, e, e scrivo al professor Calabresi una mail dal niente e il professor Calabresi mi risponde fatto già di per sé e, e, eccezionale soprattutto ai miei occhi che venivo da un mondo accademico dove eh, la risposta a, un, a uno studente ecco, che scriveva via mail era una cosa allora mi rispondo, iniziamo una corrispondenza, eh, io studiavo all'epoca eh, la responsabilità medica, ricordo, allora, sui torts, eh, avevo scritto a eh, Guido Calabresi, mostro sacro, in, eh, anche per la sua storia. Mostro, Guido Calabresi va negli Stati Uniti nel 1939 dall'Italia per fuggire con la sua famiglia dalle leggi razziali e trovo che sia estremamente significativo ricordarlo, soprattutto di questi tempi. Um, e quindi una bella storia di un italiano self made man in America eh, io gli scrivo, iniziamo questa corrispondenza, a un certo punto dico ma sarebbe possibile venirla a trovare e lui mi dice Beh, eh, io veramente sono nel Maine, io che non è totalmente inconsapevole della geografia degli Stati Uniti dico ma questo fine settimana per caso mi passa mh, mh, pensavo di passare da quelle parti, se non che non sapevo, lui sì e sornionamente non ha detto nulla, ha detto ah sì che bello eh, non sapevo che per arrivare nel Maine bisogna attraversare cinque stati, è come se uno tipo da Roma dicesse: Vado un attimo a Copenaghen eh, e, 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 e ritorno. E lui mi disse: Sì, ah, sì, sei da queste parti, passa, vienimi, vienimi a trovare. E in quel periodo, poi c'era anche mio padre a New York. Affittiamo una macchina e attraversiamo New York State, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont all'andata perché poi abbiamo cambiato strada e Maine. E molto di questo main abbiamo fatto per arrivare nella casa sul lago di Guido Calabresi, che è una casa che sembra di essere fuori dal mondo, anzi forse lo è, è una sorta di extraterritorialità, hai ricavato lì, perché è una strada dove tu arrivi in questo mh, insieme di ville sul lago, ognuna con una bellissima eh, moletto di legno, molto mh, come dire, non, non sfarzosa molto semplice, molto nella natura. E, e, e chiedo al professor Calabresi. Io all'epoca ero molto in preda a una certa ansia di prestazione, come direbbe Francesco. Che mi chiedevo sul mio futuro: che cosa fare. E allora mi rispondo: Continuiamo a fare? Continuo a fare l'università oppure mollo tutto e me ne vengo negli Stati Uniti? E il professore mi rispose, evocando il ciclo del maiale, Pork Cycle, <ride> e mi disse: Oh, guarda. Devi sapere, e a proposito di ecco, low end economics, il ciclo del maiale che cos'è? Studiato in economia. Eh? Io non lo sapevo, ma lui ovviamente sì. È studiato in economia e il ciclo del maiale nella teoria economica ci dice che a un certo punto, quando i prezzi, quindi l'offerta, raggiunge dei valori elevati, allora gli investimenti in quel settore. Qui guardo Andrea Ferrante, che è maestro investimenti, eh, gli investimenti tendono a aumentare. però qual è il problema? Che c'è il tempo di riproduzione degli animali dei maiali, appunto. E eh, allora che succede? Che il mercato via via si satura e ciò a sua volta provoca una diminuzione dei prezzi. però E quindi la produzione a quel punto diminuisce, però gli effetti si vedono soltanto dopo un certo tempo. Per cui per il ciclo del maiale sostanzialmente la domanda c'è cioè un picco verticale quando, o meglio sì, la domanda c'è cioè un picco in basso quando l'offerta è al massimo e poi via via si incrociano queste due, queste due curve. Questo, ad esempio, è studiato nel mondo uh, delle immatricolazioni universitarie perché, perché io, cioè, i settori che hanno salari più elevati provocano immatricolazioni maggiori in, quel, in quella determinata materia. Se non che quando uno ha finito il corso universitario, ormai quello non è più il settore che dà i salari più elevati e questo è proprio il ciclo del maiale. E il professore mi disse: No, vedi, tu sei in un momento in cui... Eh, la, la, la domanda è, eh, è, è elevata e l'offerta è bassa. Quindi, tutto ti eh, consiglierebbe di, di, di dissuaderti, però, invece, no. vai avanti proprio perché siamo nel momento del picco del ciclo del maiale, e quindi vedrai che eh, devo dire che questa, <ride> questo consiglio mi ha portato fortuna. Quindi, non posso che ringraziarlo nuovamente. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Questo vuol dire che non sei salame. <ride>